Finalmente vi do il buongiorno. Parlato sono le 10, ma io sono sveglia dalle 8 e mezza, solo che ho fatto un po' di fatica ad alzarmi, uno perché sta al secondo giorno di ciclo, quindi non dovrei già più dire niente perché le ragazze capiranno, e due perché io sono andata a dormire abbastanza tardi perché appunto era giovedì 16, oggi è venerdì 17. Venerdì 17 è un giorno pure sfigato, porta sfortuna. Vabbè. Appunto uscì dalla nuova stagione di Bridgerton. Di conseguenza, ieri appunto l'ho vista. Sono le prime due puntate perché volevo conservarmene per guardarmele domani sera, che appunto è sabato e non ho organizzato nulla per quanto riguarda le uscite, mentre stasera esco con i miei amici. Racconto un po' il programma della giornata. Allora, adesso studio. Poi per mezzogiorno e 10 scendo perché devo andare a spedire un pacco Vinted, devo portare Stormy a fare i bisogni e devo andare a salutare mia nonna. Poi torno a casa, pranzo, mi rimetto sui libri di nuovo. Stasera esco con i miei amici, andiamo al bar e in teoria vorremmo andare sui go-kart, che è una cosa che non ho mai fatto e secondo me sarà molto divertente. Questo è un po' il programma della mia giornata. Adesso vado a lavare la tazza della colazione, metto un attimo in ordine e mi faccio un bel caffè e mi metto subito a studiare. Ecco qua, sto facendo appunto il pacchettino per Vinted. Abbiamo questo bel pacchetto e poi devo correre a studiare perché è piuttosto tardi, considerando che devo scendere tra un'ora e mezza, vuol dire che studierò molto poco e sinceramente io speravo di studiare molto di più, essendo che mi sono svegliata alle 8 e mezza, ma ci sono stati 5.000 inconvenienti da stamattina. In più devo rispondere a un sacco di mail, sia per cose che riguardano l'università, sia per YouTube. È un periodo super incasinato della mia vita perché adesso, come potrete immaginare, è iniziata la sessione, quindi un macello. Quelli devo fare la piastra, devo aggiustarli oggi perché io sono andata in palestra, quindi ho fatto lo shampoo, ma devo per l'appunto aggiustarli perché non avevo voglia di farmi la piastra. E perché in realtà non era in programma l'uscita di stasera. E quindi ho detto, sai che c'è? Faccio lo shampoo senza danneggiare i capelli, non uso la piastra né niente, però ovviamente non posso uscire stasera così perché sembro una pazza. Comunque, pacchetto fatto, dopo lo vado a spedire. Non fate caso al marasma qui sopra. Qui comunque c'è qualcuno che nel mentre mi faceva compagnia, vero? Ti è piaciuto fare i pacchi Vinted? Ah, mi sono fatta anche un caffè, me lo sono portato qui in camera e adesso appunto inizio subitissimo a studiare perché è tardi. Allora, sono le 10.42, ho cambiato maglietta, ho messo anche un paio di leggings più comodi, mi sono messo un mollettone in testa perché fa troppo troppo caldo. Cambiato outfit così dopo sono già pronta per uscire. Vabbè, la faccia è oscena, però recupereremo con dei bei occhiali da sole grandi. Guarda le cose che devo fare oggi. Allora, ieri ho fatto lo schema per l'esame di laboratorio che avrò il 21 maggio, quindi quello è fatto. Adesso appunto mi sa che mi metto a studiare la cromatografia su colonna perché devo finire l'ultimo PDF da imparare. Quindi non lo so, diciamo che sono un po' confusa su quello che devo fare oggi perché devo finire il programma per l'esame, però non lo so, sono indecisa. Adesso appunto mi metto subito a studiare. I miei amici dell'università mi stanno per chiamare e quindi appunto studiamo insieme e tra un'oretta e mezza devo scendere. Breve interruzione in questo vlog che appunto state guardando per farvi vedere dei vestiti che mi sono arrivati, che sono stupendi da parte di Motief. Davvero mi sono superata questa volta nella scelta. E questo lo so perché alcuni di questi capi già li ho indossati e siete letteralmente impazzite. Soprattutto per un capo in particolare che vi lascio però alla fine. Innanzitutto vi lascerò di tutto i link giù in info box e in sovraimpressione il codice sconto e ve lo scrivo anche giù che vi darà appunto il 15% su tutto il sito senza spesa minima. Motief lo trovate sull'app di Shein, è praticamente la parte un po' più lussuosa tra virgolette per quanto riguarda l'abbigliamento presente nell'app, quanto vengono utilizzati materiali nettamente superiori rispetto appunto a quelli basici di Shein. Ovviamente i prezzi sono un po' più alti, ma parliamo di capi completamente diversi, non sono i capi fast fashion. Iniziamo con questo pantalone qui, preso nella taglia M, stupendo, nero, e di lato per tutta la gamba c'è appunto questa decorazione con perline e brillantini, stupendo. Questo con una maglia nera, io l'ho indossato così, ma in realtà anche con un altro capo che vedrete qui l'ho indossato, è veramente veramente carino, fa l'outfit, ma poi molto comodo, morbido, veramente top. Poi ho preso questa magliettina qui molto molto basica, anche taglia OM o S, comunque fatta così, aderente, appunto scollata, a maniche corte, questa appunto anche con un jeans
molto molto semplice per andare all'università, ci sta anche perché lo scollo non è esagerato come potete vedere, molto carine. Poi ho preso un'altra cosa appunto che è questo pantaloncino qui, troppo carino, anche questo taglia M, vi faccio capire un pochino la trama, e questo porta con sé una cinturina che purtroppo non so dove l'abbia messa, comunque trovate il link di tutto giù in info box, quindi basta andare a vedere. Ho chiuso la zip, molto molto carino, la tasca qui dietro è finta, proprio fresco, estivo, con una maglietta ma anche banalmente bianca o una maglietta colorata, top, lo potete mettere ovunque. Un capo che non avete ancora visto invece su Instagram perché non l'ho mai indossato è appunto questo vestito qui che penso di mettere alla comunione di mia cugina che ci sarà a metà giugno perché è troppo carino. Oltre che fatto veramente bene, questa è la trama, è di questo rosa con questi inserti un pochino glitterati qui, qui e là. Ha questo scollo particolare un po', vedete, quadrato. Poi appunto ha tutti i bottoni che scendono fino a giù. E questa cinturina fatta appunto di brillantini e praticamente appunto si mette così, si chiude con la sua cinturina, quindi c'è anche appunto il punto luce in vita perché va a stringere. È veramente bello, fatto molto bene, super carino, a maniche corte, quindi di un bel materiale strutturato, qui non è un vestito cheap per niente, un bel materiale strutturato, dentro appunto è foderato, come potete vedere è. E infine ultimo capo, siete talmente impazziti per questo capo che vi ho messo praticamente il link nelle mie storie in anticipo prima di registrare appunto questo video rispetto agli altri che non vi ho messo il link e vi ho detto ah vedrete poi il video, questo vi ho dovuto mettere il link perché mi avete scritto in tantissime ed è questa maglietta stupenda che costa anche poco, 15 euro, fatta se non sbaglio il 93% da cotone, non ricordo, 94% di cotone. Comunque, maglietta nera con spalline imbottite. Vedete, c'è l'imbottitura dentro, spero si veda. Infatti, vedete la spallina com'è bella strutturata. Maglietta nera, spalline imbottite e questa cascata di brillantini. Cioè, veramente, questa è pazzesca. L'ho messa già due volte, e non l'ho ricevuta da tanto, eh. È veramente, ma veramente bella. Cioè, stupenda. Ma poi fa una figura, ve lo giuro, questo qui, con anche banalmente il pantaloncino bianco che vi ho fatto vedere, cioè è top, ma anche con il pantalone nero che vi ho fatto vedere, l'ho messa anche insieme a questo qui. È proprio bella, cioè chic, molto bella, mi piace molto, e costa anche poco, come vi ho detto. Trovate di tutto quanto i link giù nell'info box, con anche il mio codice sconto, come vi ho detto. Io vi lascio il video, grazie MotiF per avermi inviato questi capi bellissimi. Occhialone per coprire la mia faccia inguardabile stamattina. Con delle occhiaie pazzesche, giuro che stasera, che appunto dovrò uscire, diventerò più decente perché mi rendo conto che così faccio paura. Quindi copriamoci. Questi sono dei calzini perché appunto adesso metto le scarpe, preparo Stormy, le metto il guinzaglietto, la porto subito a fare una passeggiata perché appunto deve fare i bisognini a mezzogiorno e ancora non è uscita stamattina, quindi è l'ora di portarla fuori. Che è la parte più odiosa di avere un cane, la parte che più mi scoccia è proprio quella di scendere per portarla giù. Ovviamente cosa che facciamo ogni mattina sia io che mia mamma, però è una cosa proprio noiosa. E stamattina ovviamente non sarei voluta scendere, però devo farlo per forza appunto per portarla giù e poi appunto mi allungo per fare anche gli altri servizietti, ovvero spedire il pacco di Vinted e poi andare a trovare mia nonna perché è qualche giorno che non la vedo, quindi voglio andarla a salutare. E niente, quindi scendiamo. Sei pronta? Andiamo? Ok, sono andata al tabacchino a prendere una manta da bollo e adesso sto andando a consegnare il pacco da imposto. Tra l'altro oggi è venerdì, quindi uscirà anche il video su YouTube che io già ho montato e tutto, ma devo ancora caricarlo. Il pacco lasciato, adesso vado da mia nonna. Sono davanti al portone di mia nonna con Stormina. Assolutamente devo sistemarmi i capelli, piastrarli, fare delle onde, non lo so, perché così non mi piacciono più gli ho legati. Eccoci qua, ascensore e si va. Mi dice di vedere la nonna. Ciao! Ok, sono stata anche con nonna, adesso sto tornando a casa. Sono le 2:10, io mi sono fatta un altro caffè, perché ne abbiamo bevuto già uno stamattina, però io ne bevo due al giorno fissi. A metà mattina e uno subito dopo pranzo, perché altrimenti se non lo prendo nel mio cervello io non riesco più a studiare.
E in realtà io fino tipo a un anno fa non bevevo caffè, cioè lo bevevo solo al bar unicamente. Cioè non mi sono mai fatto una moka, mi dovete credere, in tutta la mia vita. Perché non ho mai reputato il caffè come una cosa necessaria e credevo che tutte le persone che lo prendessero fossero influenzate da questo effetto placebo che il caffè ti fa svegliare. Se per sé lo so che è una stupidaggine, però la coppiata vincente nella vita è proprio Terea e caffè. E questo lo so da sempre, non è che l'ho scoperto da un anno, anche perché uso la cosa da molto di più. Ma può essere il fatto che proprio la mia pigrizia, ovvero fare la moka, superava questa mia voglia di caffè ogni santa volta. Fin quando mia madre non ha comprato la macchinetta Nespresso, e da lì un abuso esagerato perché ogni giorno due caffè, a volte anche tre, però massimo due, e proprio in casi eccezionali, rari, tre, tipo se ho un esame o super sonno e devo svegliarmi per forza. Io guardo un video su YouTube perché ho visto che sono usciti alcuni video che mi piacciono, ne guarderò uno solo mentre che sto a bere, e appunto continuiamo, e poi mi metto subito a studiare in videochiamata con i miei amici, subito. Subito. Oddio, lo so, lo dico sempre questo subito, infatti sicuramente avrò messo il video della ragazza che lo dice. È proprio una fissa. Ma io sono una cretina. Sono le 2:15. Io non vi ho pubblicato il video su YouTube. Oh mio Dio. Dio, non ho pubblicato il video. Vabbè, diciamo che sono ancora abbastanza in tempo. Devo ancora fare la fotocopertina. Ma come ho fatto a dimenticarmi? Corro a fare la fotocopertina e a pubblicare il video perché sono già le 2:15. Aiuto. Ce l'ho fatta a fare la fotocopertina in esattamente 5 minuti. Adesso vi avviso subito su Instagram che è appena uscito il video e ovviamente vi lascio anche il link nella storia che registro. Anche questa settimana ce l'ho fatta. Ho aggiustato un po' i capelli con il Dyson, ma li sistemerò stasera perché comunque vabbè, non è che siano andati benissimo, giusto per avere un minimo di ordine. Comunque, non ho ancora iniziato a studiare nonostante appunto siano le 4 meno un quarto perché ho inviato la richiesta appunto per effettuare il tirocinio, ho fatto un po' di pratiche burocratiche noiose e adesso appunto rispondo a un paio di mail. 6:33 io sto sempre studiando, sto facendo gli argomenti della prima PIT, ho fatto sia la cromatografia KPLC che quella su colonna, quindi ho fatto entrambi gli ultimi argomenti che mi mancano per l'esame e adesso sto ripetendo la prima PIT. Domani ripeterò tutta la seconda e in più magari approfondisco alcune cose perché in tutto questo mi manca imparare a fare gli esercizi e le monografie. Quindi diciamo che non ho finito tutto il programma, in realtà mi mancano diverse cose. Tutto ciò sono in videochiamata con Bruno, mio compagno di università. Non farò finta di aver fatto la cuoca perché ho cucinato una piadina con insalata e bresaola. L'ho già mangiata. Adesso lavo il piatto e dobbiamo decidere anche cosa indossare. Sinceramente voglio che sul mio canale YouTube ci sia franchezza. E quindi dico una cosa che voglio dire, che magari nessuno di voi direbbe qui su YouTube perché potrebbe guardarmi chiunque, ma io voglio dirla. E la cosa è che quando si ha il ciclo, per piacere ragazze, fatemelo sapere nei commenti perché magari l'unica pazza sono io. Io trovo molta più difficoltà nel vestirmi perché ovviamente durante gli altri giorni della mia vita le mutande che indosso sono diverse dalle mutande che indosso quando ho il ciclo. Quindi nel periodo ciclo, perciò quella settimana al mese in cui indossi i mutandoni della nonna. Vabbè, a meno che non utilizzate assorbente interno, eccetera, ma per me è un grande no, soprattutto i primi giorni, perché troppo abbondante la situazione, quindi va bene, non scendiamo in questi dettagli, anche se vabbè, sono cose normalissime, quindi io ne parlo tranquillamente. Quindi la cosa più brutta è quando si intravedono i mutandoni dai pantaloni, che fa anche rima e mi fa anche molto ridere. E di conseguenza faccio fatica perché non capisco come mi devo vestire, perché non mi piace che si noti questa cosa. Come mi vesto? Non lo so. Sentite come tuona il suono della felicità. Comunque, giustamente qualcuno potrebbe pensare, ma questa è matta, cioè da che era sera che stava studiando, doveva prepararsi, uscire, andare a go-kart, eccetera, e mo'. Telefono pieno, quindi ha smesso di registrare, quindi registro con la telecamera e tutto ciò mi sono messo una felpa perché fa freschino, sono molto felice. Sto preparando la colazione, come vi stavo dicendo prima, giustamente qualcuno potrebbe dire, scusa, ma tu ti devi preparare per uscire con i tuoi amici, andare a go-kart, che fine hai fatto? Io l'ho fatto questo, io mi sono preparata in diretta con voi su Instagram, sono scesa, sono stata al bar con i miei amici e sono andata ai go-kart.
Cosa ho ripreso? Assolutamente nulla. Andiamo bene, proprio bene. Quindi magari vi lascio qualche foto in giro nel mentre che parlo per testimoniare il fatto che ci sono andata a sti go-kart. Il problema è che su go-kart non potevo riprendere nulla, perché non potevi stare col telefono in mano. Ed è stata un'esperienza molto divertente, ma non credo che la rifarei un'altra volta. Cioè, nel senso, ieri mi sono fatta due giri e ho speso la modica cifra di 30 euro solo per andare su go-kart. Perché abbiamo speso 30 euro? Perché fare 10 giri di pista veniva di 15 euro. E dopo che abbiamo fatto appunto questi 8 minuti in cui abbiamo fatto 16 giri, abbiamo detto facciamo un'altra volta il go-kart. E quindi siamo un'altra volta. È super pesante, ve lo giuro. Cioè, il volante pesa tantissimo. Solo io con 10 maschi, quindi sono arrivata ultima, e loro correvano come i pazzi. Adesso appunto sto preparando pane di segale, dove vado a mettere la crema 100% mandorle e un po' di latte. E vi porto anche in questa giornata con me, in cui appunto studierò come una matta. È tardi perché sono le 10:54, però avevo troppo sonno, mi sono svegliata comunque alle 9:30, però ho iniziato tardi la mattinata. Oggi super giornata di studio, non esco neanche se mi pagano, e stasera sgarro e Bridgerton, che non ho ancora fatto uno sgarro questa settimana, tra l'altro. Update, ed è la 23esima volta che mi cambio oggi, perché alla fine ho messo maglietta a maniche corte e felpa con la zip, così la levo più facilmente perché avevo troppo caldo con quell'altra felpa. Allora, io mi sono presa il secondo caffettino, ormai se guardate i miei video lo sapete, uno metà mattinata e un altro dopo pranzo. Ho dato un video di Riccardo Dosi e Dadda e mi sono messa appunto a montare il video invece che voi vedrete appunto mercoledì, che è questo vlog qui, quindi mi sono portata un po' avanti. Perché a parte che il telefono stava scoppiando di file e quindi era pienissimo e ho dovuto per forza trasferire tutto, ma poi appunto mi sono portata in generale avanti con i contenuti. Sono le 14:42, vedo se qualche mio amico dell'università si vuole collegare con me a studiare, altrimenti inizierò da sola. Allora, ho iniziato a ripetere la prima pit stamattina e mi mancano, sono arrivata diciamo a metà per quanto riguarda la ripetizione della prima pit. Adesso devo fare l'altra metà e ripetere poi tutta la seconda. Spero di essere veloce e di non metterci 100 anni, perché così appunto vediamo se riesco a fare anche qualcos'altro in più. Però oggi il mio programma prevedeva appunto ripetere entrambe le pit. Domani invece finalmente faccio ripetizione e scrivo l'altra parte del programma che mi manca, perché in tutto ciò l'esame tra poco, ma io non ho ancora finito di imparare tutto, perché mi manca un pezzo che devo per forza fare con il professore di ripetizioni, perché non ci stanno slide, non c'è niente in giro e quindi mi serve per forza lui per capire queste cose. La situazione pioggia è ancora, continua a tuonare, a piovere, io sono felicissima. Tra l'altro mi sono accorta che in questo momento siamo a 59.984 iscritti, quindi ne mancano pochissimi, solo 16 per raggiungere i 60.000. Chissà se oggi riusciamo ad arrivare a 60.000. Che bello, magari lo riprendo in questo video che comunque è un bel traguardo. Tondo, tondo, preciso, preciso, 60.000! Io davvero non so come ringraziarvi, non riesco neanche ad immaginare quante siano 60.000 persone, veramente grazie con tutto il cuore per seguirmi. E questa famiglia si sta allargando sempre di più e voi avete davvero un ruolo importantissimo nella mia vita. Io sono grata per poter fare questo lavoro, per poter avere questa community, per poter essere ascoltata da tante persone che hanno piacere nel cliccare un mio video, nel sentire quello che dico e che sono interessati a me, alla mia quotidianità. Quindi grazie veramente con tutto il cuore, grazie. Piango. Allora, sono le 8:08 e io appunto sto ancora studiando, come si può vedere, e tra l'altro fuori c'è ancora la luce nonostante appunto siano le 8:10. Questa cosa mi stupisce sempre di più. Lo so che è normale appunto col cambio d'orario eccetera, però il fatto che guardo fuori sono le 8:10 e c'è la luce, assurdo. Comunque sto continuando a studiare, mi mancano all'incirca 27 pagine ancora da ripetere, ma ce la faccio. Neanche il tempo di registrare la clip in cui appunto vi dicevo che pizza devo ripetere 27 pagine, che ha suonato il fattorino di Just Eat, quindi sta arrivando il mio panino, perché oggi appunto è sgarro e guarderò le altre due puntate di Bridgerton, quindi mi sa che il mio studio finisce qua per oggi perché non ce la faccio più, anche se sto indietro, tra poco l'esame, sto guaiata. E se la regina ha espresso il suo favore per Francesca, penso che andrò in ordine alfabetico. Ho finito di vedere Bridgerton, purtroppo sono usciti solo 4 episodi, devo aspettare un mese, un mese? Altri 4 episodi, io odio quando pubblicano le serie a metà. Poi soprattutto qual è il senso di farmi aspettare un mese? Cioè,
E in tutto ciò, io prima che uscissero questi episodi di Bridgerton, appunto, stavo guardando l'ultima stagione di Grey's Anatomy. Ormai anche il mio telefono non collabora più, quindi faccio continuo qui sulla videocamera perché spazio è insufficiente. Esce una puntata su Disney Plus ogni giovedì di Grey's Anatomy. Dato che appunto è uscita giovedì un'altra puntata che non ho visto, in quanto appunto stavo guardando Bridgerton, dato che è uscito giovedì, non so se avete capito quello che sto dicendo. Comunque adesso appunto guardo questa puntata di Grey's Anatomy e poi me ne vado a dormire, perché anche quella lì comunque dura quasi un'oretta. Io volevo salutarvi perché ho capito che guardo Grey's Anatomy, ma il vlog comunque è finito. Vi ringrazio per avermi fatto compagnia, alla fine è durato 2 giorni, praticamente tutto il weekend tranne la domenica, quindi venerdì e sabato, e spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere ovviamente nei commenti cosa ne pensate. Come sempre, se questo video insomma è stato di vostro gradimento, mettete like, e se vi sto simpatica iscrivetevi al mio canale. Un bacio enorme, vi aspetto su tutti i social che trovate giù in info box, Instagram e TikTok. Ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao ragazzi!